con l'amministrazione comunale, nell'ambito della delega Napoli Città Autonoma, abbiamo deciso di istituire uno sportello online denominato Difendi la Città, al fine di raccogliere le segnalazioni da parte dei cittadini napoletani relative alle offese di natura diffamatoria e denigratoria contro Napoli e contro il popolo partenopeo, per chiedere a tutti gli uffici comunali interessati apposite rettifiche o precisazioni ed avviare, previa attenta ed accurata valutazione dell'avvocatura comunale, azioni di tipo legale e giudiziario. È attivo da oggi sul sito del Comune il nuovo sportello Difendi la Città, istituito dall'amministrazione comunale per coinvolgere i cittadini nella difesa del proprio territorio. L'iniziativa, che rientra nella delega Napoli Città Autonoma affidata dal sindaco Luigi De Magistris a Flavia Sorrentino, nasce per tutelare l'immagine di Napoli da ricostruzioni offensive e diffamatorie e fa leva sul senso di appartenenza dei cittadini, che sono invitati a segnalare attraverso il portale casi lesivi dell'immagine e della reputazione della città. Sul portale del Comune di Napoli, www.comune.napoli.it, i cittadini troveranno un form, una sezione dedicata, Difendi la Città. Accedendo sul form dovranno compilare una serie di campi obbligatori e invieranno richiesta. Le segnalazioni ricevute saranno ricevute dall'ufficio all'autonomia della città, che le prenderà in carico, le valuterà e di volta in volta le valuterà insieme agli uffici comunali interessati o, nei casi diciamo più gravi, di diffamazione e denigrazione, con l'Avvocatura Generale del Comune. L'iniziativa è promossa con il contributo degli assessorati alle politiche giovanili e alle pari opportunità ed in caso di azione legale i proventi per il risarcimento danni serviranno a migliorare qualità dei servizi, igiene e decoro della città. È importante perché è uno sportello a disposizione di tutti i napoletani o coloro che vogliono difendere la nostra città, che segnalano chi mistifica, diffama, strumentalizza, graffia, distrugge l'immagine o il racconto della città. Non è contro le critiche, che fanno sempre bene, soprattutto quelle costruttive, non è propaganda. È uno sportello amministrativo, giudiziario, istituzionale e politico di difesa della città e di racconto corretto di Napoli in tutte le sue poliedriche sfaccettature.